Cortese, a cui ovviamente diamo il benvenuto. Eccomi, ciao. Ciao, ciao. Ciao Michele, benvenuto, benvenuto a Radio Tweet Italia. E grazie a voi. Felici di vederti in classifica. Certo, ovviamente. Sì. Sì, è un bel piacere, grazie a voi per l'attenzione, per il supporto. Figurati. Allora, il tuo singolo è fatto in collaborazione insieme a Cesco, Io non sono cortese, è in opposizione al tuo cognome. Esattamente, sì, infatti è una canzone che nasce proprio da questo gioco di parole, no? da uno scherzo in realtà. Mi piaceva l'idea di scherzare col mio cognome per raccontare in una canzone probabilmente qualcosa che in realtà significa, ha un significato serio, nel senso che ciascuno di noi ha dentro di sé la parte più misurata e più a modo ed una parte meno cortese, no? Che lo indurrebbe magari tante di quelle volte a mandare a quel paese più di qualche persona, ma tante volte quotidianamente non possiamo farlo, mentre probabilmente chi fa musica deve esprimere fondamentalmente questo concetto con una risata e con una canzone. Sì. Ed è successo questo concetto. Ok. E tra l'altro, come stavi dicendo tu, Guido, prima, il pezzo appunto vede la partecipazione di Cesco, che è il leader degli Aprela Class. E volevamo sapere un po' come nasce questa collaborazione. Sì, siamo salentini entrambi, quindi nasce da una conoscenza, un'amicizia che risale a qualche anno fa, e dall'idea di fare qualcosa insieme, di unire, se vogliamo, di contaminarci a vicenda, perché io faccio un genere musicale, Cesco con gli Aprela Class ha uno storico in tutt'altro genere musicale. Infatti la sua featuring in questo pezzo ha portato, anche per quanto mi riguarda, per quanto riguarda le cose che musicalmente ho fatto fino ad oggi, delle novità, diciamo, degli elementi nuovi che appartengono più al suo mondo che al mio, quindi ci siamo appunto così, abbiamo missato un po' delle mie abitudini di sound, vocali, testuali, alle sue. Ok, perfetto. Tra l'altro Cesco appare anche nel videoclip, che ovviamente c'è di questa canzone, che appunto si intitola Io non sono cortese. Sì, è un videoclip prodotto dalla Springo Film per la regia di Federico Mudoni, che sono una validissima squadra, giovanissima, di videomaker, registi, e che hanno avuto questa geniale idea, secondo me, era un pallino che io avevo da quando ero ragazzino, la passione per i videogame praticamente. Hanno avuto appunto l'idea geniale di rappresentare con le immagini, nel video, la canzone, simulando una sorta di scontro in perfetto stile videogame, di quei videogame che ricordo io, Street Fighter, Mortal Kombat, piuttosto che Tekken più recenti, tra la parte più misurata di me, che nel video poi sarei io, e il non cortese, che sarebbe Cesco nella sua imponenza anche fisica, diciamo, no? E questo è quello che succede un po' in questo spassosissimo video, a mio parere, che insomma invito tutti a visualizzare su YouTube, perché c'è da divertirsi anche forse al di là della canzone, direi. Certo, infatti noi l'abbiamo visto il video. Sì. Effettivamente è vero, Cesco è una persona abbastanza imponente come sì, soggetto. Non c'è male. In realtà è un gigante buono, nel senso che lui è una persona, è un artista molto sensibile, molto è un bonaccione, tra l'altro, quindi diciamo che la fisionomia non corrisponde al tuo modo di essere. Non conta in questo caso. Sì, cosa volevi chiedere? Io volevo chiedere un'altra cosa. Appunto, tu hai questa passione per i videogame, hai parlato di YouTube, io volevo farti una domanda a proposito dei social. Quanto sono importanti, secondo te, nella vita di un artista, oggi, i social? Sì, questa è una domanda interessante. Secondo me scaturisce anche una risposta impegnativa, nel senso che i social sono sicuramente importantissimi, perché consentono agli artisti oggi, soprattutto agli artisti indipendenti e alla musica emergente, di farsi notare in qualche modo da non poche persone, perché esiste tutto un pubblico dei social che non sempre corrisponde con quello della televisione, per esempio, e quindi questo è un aspetto molto positivo.
nello stesso tempo, per lo stesso motivo per cui consente a tutti di mostrarsi e di farsi sentire, di farsi notare, rischia di creare alle volte, a parer mio, della confusione improvvisa e ingiustificata, perché poi è vero anche che chiunque può farsi vedere, può realizzare un videoclip discutibilissimo e pubblicarlo su YouTube, e questa magari è una cosa che alle volte sminuisce la qualità di alcuni lavori artistici, no? Che meriterebbero una distanza, una tutt'altra considerazione rispetto a delle altre produzioni minori. Quindi ci sono i pro e ci sono i contro. Certo. Sicuramente sono di più i pro, sinceramente. Perché siamo nell'epoca del web, insomma. È quello, sì, sicuramente. E invece il tuo rapporto, nel senso, le tue, ovviamente la pagina Facebook, no? È quella più utilizzata forse dagli artisti. Riesci a gestirla tu? Sì, la gestisco io, mi aiuta la mia l'agenzia di management, certo, però certo. La gestisco praticamente io tantissimo, soprattutto, poi sai, io sono un po' sparso sul web, nel senso che ho il mio sito michelecortese.it, da cui si può poi avere accesso al profilo Facebook, mm-hmm. alla pagina Facebook, sì. a Twitter. Per esempio Twitter è il mio profilo personale di Facebook, che non utilizzo però in maniera privata, ma infatti ho superato le 5.000 amicizie proprio perché alla fine anche lì la utilizzo come vetrina per promozione. Giustamente. Delle cose che si faccio. Certo. Quelle le seguo praticamente sempre io, poi c'è una pagina che seguo in collaborazione col manager. Certo, ok. Fantastico. Bello Twitter. Sì, sì, beh, ovviamente. Sì, Twitter. Bello noi Twitter. Siamo... Twitter è interessante davvero, a parte adesso Radio Tweet Italia, che esatto. è un'intuizione geniale, a parer mio. È interessante perché ti consente, ecco, a differenza di Facebook, dove magari si leggono dei post infiniti alle volte di gente della quale ce ne freghiamo anche poco magari, no? E quindi ti infesta la bacheca di pensieri e di parole di gente così buttate sì. in libertà. Credo invece che Twitter ti costringa ad una sintesi obbligatoria, appunto, che quindi ti induce ad esprimere delle cose magari brevi e intelligenti, possibilmente. Questa è una cosa positiva. Possibilmente, sì. Insomma. Infatti sì, non sì, tutti sì, riescono a restare su Twitter, ma questa è un'altra storia. Ma questa è un'altra storia. ma si allargano gli orizzonti di Twitter. Sì, è vero, questo sì. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltarci il singolo di Michele Cortese, featuring Cesco. Il singolo che ricordiamo si intitola Io non sono Cortese. Esattamente. Ce l'andiamo ad ascoltare. Esatto. Ovviamente ringraziamo Michele per essere stato con noi e ti auguriamo una buona serata. Grazie mille a voi, buona serata a voi, grazie.